Ciao ragazze e bentornate sul canale. Oggi torno con un video aggiornamento hair care routine. Era un video che già pensavo di farvi da qualche tempo perché comunque mi chiedete spesso nei commenti magari di un video a ah, che cosa usi per i capelli eccetera nell'ultimo video una ragazza mi ha chiesto l'aggiornamento anche a routine quindi eccomi qua ho detto è il momento giusto allora come sapete se mi seguite da un po io per la cura dei capelli sono abbastanza pigra diversamente dal viso che sapete uso mille creme cremine sieri, maschere io per i capelli faccio veramente il minimo indispensabile Shampoo, un buon balsamo o una buona maschera è un prodotto per lo styling fine e quindi diciamo che i capelli li ho belli vi ringrazio quando me lo dite e più che altro per genetica ecco non è che faccia chissà che e però ecco ci tengo a farvi vedere i prodotti che sto utilizzando due parole sul mio tipo di capelli sul mio tipo di capello sul mio tipo di cute cosa faccio eccetera allora io ho dei capelli normali che rimangono puliti molto a lungo, quindi io lavo i capelli due volte a settimana, ma vi dico la verità, mi capitano anche volte in cui li lavo solo una volta. Oggi ad esempio li andrò a lavare, sono al quarto giorno, ma cioè, sono ancora comunque, sarebbero puliti. Poi io credo che anche per una questione di igiene è bene lavarli, quindi anche se stanno ancora bene, sono in piega, eccetera, io preferisco due volte a settimana lavarli. Ho una cute normale, non particolarmente sensibile, non grassa e ho i capelli, anche capelli normali, leggermente secchi ehm, sulle punte perché comunque, cioè, vedete che sono molto lunghi, quindi è normale che sulle punte vadano un po' a seccarsi. Non ho dei capelli trattati, io non ho mai fatto niente capelli, né tinte, né colpi di sole, mesh ehm, e né, niente di niente, quindi forse anche il fatto di non averli mai trattati. Più che altro chimicamente aiuta a tenerli sani, eh, li asciugo il tampono molto bene prima di asciugarli, tengo il fond a una temperatura abbastanza bassa e proprio appunto per non stressarli troppo. E non faccio la piastra, tipo da penso saranno 5 anni che non mi piastro mai i capelli, ma anche prima, quando ero più piccola, li piastravo davvero di rado. Queste cose ve le dico. Eh, non per dirvi ah, come sono brava, non c'è niente di male se vi fate la piastra, però è per farvi capire che al di là dei prodotti che vi mostrerò. Faccio anche, prendo anche altre accortezze che magari non sono il singolo prodotto, però ad esempio il fatto di non piastare i capelli aiuta veramente molto. E quindi niente, iniziamo subito. Se appunto mi seguite da un po', sapete che per i capelli io scelgo una routine biologica, quindi evito, siliconi, parabeni, in generale sostanze, diciamo chimiche, sui capelli. Ma perché quando ho cambiato routine ormai. Era il 2013, quando ho iniziato a usare prodotti bio sui capelli, ho proprio visto la differenza. Se non sono prodotti bio, comunque sono prodotti con un ottimo inch. Quindi cerco comunque formulazioni pulite. Bene, iniziamo subito. Allora, come shampoo, io di solito ne alterno sempre due eh, perché mi piace fare un lavaggio più approfondito, quindi scegliere uno shampoo più purificante pur non avendo una cute grassa, e un lavaggio invece più delicato, quindi magari con uno shampoo più adatto a capelli normali o secchi. In questo momento sto utilizzando loro due. Allora. Questo è lo shampoo di laviera di cui vi ho già parlato che utilizzo appunto quando voglio lavare in profondità i capelli perché mm, è uno shampoo indicato per radici grasse. Mm, vi devo dire che non è per niente aggressivo, io mi trovo molto bene pur avendo radici e cute normale, e però mm, mi piace perché appunto lava in profondità. È uno shampoo rinfrescante e effettivamente quando lo utilizzo sento la cute proprio fresca e i capelli leggeri e contiene... Macia biologico e quinoa biologica è senza siliconi parabeni, comunque è eco certificato. 250 ml questo l'ho preso al DM per tipo 3-4 euro. Profumazione molto buona di te e mi piace veramente tanto perché innanzitutto uno shampoo che fa schiuma. Io non, non mm, amo particolarmente gli shampoo che non fanno schiuma. Mi piace appunto che. Si vede la schiuma perché sennò non capisco se sta lavando o no. E, però non ne fa troppa, fa il giusto come schiuma. Lava veramente bene i capelli, non me li secca e me li lascia puliti veramente tanti, tanti giorni. Quindi è un prodotto che mi piace un sacco. Contiene appunto oltre al temacia e alla quinoa anche la menta piperita, quindi appunto dà questa sensazione di freschezza. Il limone. L'aloe vera, il sale marino e altri estratti, comunque eh, mi piace veramente molto. Tra l'altro dice che ehm, questa formula innovativa migliora sensibilmente la pettinabilità dei capelli. Effettivamente, già nel momento del lavaggio, sento i capelli più disciplinati, quindi veramente è un prodotto eccezionale. L'altro shampoo che mi sta piacendo tantissimo, però è di tutt'altra tipologia perché questo è uno shampoo nutriente, è questo qua ehm, nuovo dell'antica erboristeria, ecco qua, questo qua l'ho trovato al supermercato, l'avevo pagato un euro, pensate un po', con il 100% di essenza di origine naturale, senza silicone, anche qui abbiamo un inci comunque abbastanza buono, mh, sicuramente non ai livelli di lavera, che è certificato, però comunque un inci abbastanza pulito, contiene rosa selvatica e mirtillo rosso, infatti ha un profumo buonissimo. Si sentono tutti e due ed è indicato proprio per capelli secchi, quindi questo è uno shampoo che utilizzo quando voglio fare un lavaggio più delicato e appunto sgrassare, passatemi il termine meno la cute. Devo dirvi che pur essendo molto delicato, fa una schiuma ragazza morbidissima, cioè veramente sembra quasi di lavarsi con quei prodotti shampoo e balsamo insieme, perché è veramente uno shampoo ehm, districante e condizionante, direi. Però, nonostante ciò, mi lascia comunque i capelli puliti per i miei canonici 3-4 giorni. Quindi, comunque, non è di quegli shampoo idratanti, ma che poi il giorno dopo avete i capelli sporchi. Assolutamente no. E lo trovo veramente adatto a una cute sensibile, a un capello secco. Mi piace molto. Se avete i capelli corti, secondo me, dopo non avete neanche bisogno del balsamo un prodotto eccezionale gli shampoo che sto utilizzando in questo periodo mi piacciono molto adesso eh, questo qua lo sto finendo penso che andrò a prendere qualcosa magari mh, rinforzante anticaduta perché insomma stiamo in periodo però qua non vedrete prodotti anticaduta perché sto ancora terminando prodotti che avevo aperti dai mesi scorsi poi io non soffro particolarmente di caduta dei capelli cioè quella fisiologica normale che succede a tutte in autunno e, però, magari ecco, se vi interessa più avanti, se provo qualcosa con funzionanti caduta, ve ne parlo. Bene, per quanto riguarda mh, balsamo e maschera, io alterno. Cioè, mh, normalmente dopo uno shampoo purificante mi piace fare una maschera da lasciare in posa magari qualche minuto in più che nutre e ristruttura il capello. Se invece faccio già un lavaggio delicato, mh, mi va bene anche un balsamo classico. Come balsamo al momento sto usando questo qua, anche questo super economico mi piace un sacco, della Conad linea Essenzie. Questa è una linea appunto più pulita, diciamo, della, della marca Conad, cioè della linea Conad. Questo è un balsamo elasticizzante, eh, senza coloranti e siliconi, ideale per capelli ricci e ribelli e Con estratto di papavero e olio di lino. Allora io non ho i capelli ricci, però comunque ho dei capelli abbastanza mh, impegnativi da gestire, si annodano molto, mh, soprattutto da quando li ho così lunghi. Sono molto spessi, quindi insomma cerco sempre un balsamo ben districante qua a tutta l'acqua, quindi lo tengo così. E vi devo dire che questo è fantastico: cioè districa veramente benissimo, quasi alla pari. Così, ma così mi sembra che ne cada ancora di più, quasi alla pari del mio amatissimo Ecos all'aloe vera. Che sapete, quello è meraviglioso. Ecco, questo qui districa quasi alla pari. Io lo trovo anche abbastanza idratante. Io, ragazzi, è un balsamo che consiglio veramente a mm, sia le ricce. Ma io vabbè, ho i capelli mossi. Comunque, a tutte coloro che cercano un balsamo che districa i nodi. Questo qua districa benissimo. E infatti appunto è elasticizzante poi dice proprietà districante anticrespo e aiuta ad omare i capelli ribelli e accentuarne la luminosità molto buono ok qua intanto ha piovuto praticamente Invece, per quanto riguarda le maschere, eh, ne sto alternando due. Una è questa qua, che la devo finire, è la um, maschera di organic shop all'avocado e miele. Questa è una maschera riparatrice certificata Cosmos Natural. Questa qui, scusate la confezione, ma stando nella doccia, si è tutta. c'è um, tutto il calcare. Anche questa qua è stata vincitrice degli International Beauty Awards come lo shampoo. Però dello shampoo ve ne ho parlato anche nei prodotti finiti, quello mi è piaciuto davvero un sacco, per me è uno shampoo meraviglioso. Questa mm, eh, non la trovo una maschera così portentosa, questa è la consistenza, ha un profumo molto delicato. Per carità mh, nutre i capelli, nutre i capelli, però non distreca per niente. È vero che per districare esiste il balsamo, per nutrire, ristrutturare esiste la maschera, però una maschera che non mi distreca per niente io faccio fatica a utilizzarla perché per usarla da sola devo veramente mh, strapparmi i capelli per togliere i nodi. E mh, anche a livello di potere nutriente e ristrutturante... Ho provato di meglio, quindi sì è vero, costa poco, sì è vero, è biologica, però cioè io preferisco mille volte quelle della Omea Laboratoire, per dirvi. E quindi insomma, sì, la finirò, però non correrò a ricomprarla, a differenza invece del, dello shampoo che l'ho amato. Una maschera invece che mi sta piacendo parecchio, non so se la troverete ancora, sapete che la Lidl ogni tanto fa uscire delle linee, questa è la della linea Botanic Garden. E però ogni tanto comunque la Lidl tira fuori, le ritira fuori queste linee quindi magari appuntatevela questa contiene zenzero e basilico ed è un trattamento per capelli rinforzante per capelli stressati con 97% di ingredienti di origine naturale e, questa si sì, è una cura rinforzante si prende cura dei capelli stressati fino alle punte e, io la uso comunque come maschera pagata veramente poco ecco Sa un sacco di, di basilico. Questa è la consistenza, e non so se lo potete percepire dalla consistenza, ma questa è già molto più districante rispetto a questa qua. Quindi ehm, a livello di: Effetto rinforzante? Non lo so, vi posso dire però che nutre molto bene i capelli, li va a ad idratare e li districa quindi è diciamo un balsamo maschera 2 in 1. Ecco, io lo utilizzo così. Ecco, questa qua, a differenza dell'altra, non mi crea problemi a livello di pettinabilità dei capelli, anzi, mi aiuta veramente molto la trovo molto simile come consistenza a quelle della PH Bio, quella alla castagna, alla canapa mi pare, io le ho provate tutte e due, quelle lì sono ottime, se le trovate provatele perché veramente sono fantastiche, e quindi questa qui devo dire, avesse avessi saputo mh, che era così buona ne avrei, prese, mh, ne avrei prese anche due, molto molto buona questa qui. Poi passiamo adesso all'argomento diciamo, styling, per quanto riguarda lo styling, come vedete io non faccio molto, ecco, cioè shampoo e maschera. Allora, per quanto riguarda lo styling, quando avevo i capelli più corti usavo magari le mousse, gli spray, effetto riccio, questo, quest'altro. Adesso i miei capelli pesano, passatemi il termine, troppo. Quindi anche se uso una mousse, comunque, adesso vabbè, sono anche al quarto giorno. Di solito i primi giorni hanno molto più volume, però inevitabilmente scendono. Quindi adesso che cosa scelgo per lo styling? Ed è quello che vi consiglio di fare, se avete dei capelli mossi, se li avete molto lunghi, cioè inutile che vi andate a mettere le mousse, a meno che non abbiate i capelli ricci, proprio ricci. Io che cosa faccio? Scelgo delle creme. Eh, idratanti che mi proteggano il capello dal phon, che vadano a nutrire le punte, le tengano belle morbide quindi che non facciano l'effetto paglia, che mi appunto ammorbidiscono i capelli, li illuminino eccetera quindi non è che cerco qualcosa che faccia un effetto specifico, che dia proprio uno styling ai capelli ma semplicemente una crema da mettere prima dell'asciugatura e sto usando diversi prodotti per rimanere in linea con la maschera che vi ho appena mostrato, sto utilizzando anche il fluido nutriente per capelli secchi con argan e fiori d'arancio, sempre 96% gli ingredienti di origine naturale è una lozione che dice per capelli vellutati a effetto anti-arricciamento. È una lozione abbastanza leggera che mh, lascia i capelli molto morbidi e, mh, diciamo, accompagna il mosso naturale. Quindi, non è che vi fa i capelli mossi, ma nessuno di questi prodotti che vi mostrerò fa i capelli ricci, mossi quello che è. Perché sono prodotti, secondo me, non proprio per lo styling, ma magari da usare. Prima, prodotti protettivi, ecco per lo styling vero e proprio. Io non sto facendo niente in questo periodo e quindi mi piace molto. Oppure, se avete appunto anche capelli lisci, semplicemente per ammorbidire il capello, è una lozione appunto da usare prima dell'asciugatura. Dice di distribuirla solo sulle punte, io veramente la metto tipo sulle mani e poi faccio questo movimento. Comunque la metto anche nelle lunghezze. In ogni caso, non è un prodotto che appesantisce. Gli altri due prodotti che svolgono praticamente la medesima funzione, quindi ve ne parlo assieme, sono questi due, comunque ve ne ho già parlato di entrambi, di questo ve ne ho parlato proprio nell'ultimo video, e non è proprio un prodotto pensato per lo styling, ma è un prodotto multiutilizzo, infatti fa da balsamo, da maschera e da trattamento, ristrutturante con fragola e semi di chia per capelli danneggiati, sempre dell'antica erboristeria. Anche questo qui ha un sacco di estratti, oltre alla fragola, anche la banana, burro di karité, poi, poi altri non lo so. Comunque, e appunto semi di chia. E si può utilizzare: dice applicare sui capelli umidi dopo averli tamponati con l'asciugamano. Infatti, io faccio così. L'ho utilizzato anche come balsamo, devo dire che non mi dispiace perché comunque è parecchio districante. Però io, cosa faccio? Esco dalla doccia, tamponi i capelli, ne metto un po' sulle lunghezze. Poi dipende, o li asciugo direttamente, oppure rimetto il turbante, magari vado a fare altre cose, poi procedo all'asciugatura. E quando li asciugo, i capelli davvero morbidi, il mosso più definito, profumano di fragola. Quindi è un prodotto che mi piace moltissimo. E alla medesima funzione, assolve il balsamo, eh, come lo chiama? Trattamento 2 in 1 per capelli ricci con olio di vinaccioli e semi di lino di Alverde. Questo qua, ragazze sono praticamente la stessa cosa, questo qui può essere utilizzato come balsamo barra maschera dopo lo shampoo o come trattamento prima dell'asciugatura. E um, sì, infatti, dice applicare una piccola quantità sulle lunghezze, i capelli saranno morbidi ed elastici. Mi piace veramente molto. Quello che vi posso dire, cioè, mi piacciono, fanno la stessa cosa, ragazze, però la differenza è che um, vi posso segnalare è che questo lo vedo più adatto a una chioma riccia perché non è una crema ma sembra quasi di più forse vedete anche forse non so se lì si nota ma sembra quasi più un burro quindi è un po' più pesante se avete un capello fine e, oppure magari liscio secondo me questo ve lo appesantisce perché anche io che ho tanti capelli e li ho soprattutto molto grossi devo usarne comunque una puntina perché altrimenti me li sporca Mentre se avete dei capelli ricci, magari anche afro, secondo me questo qua vi aiuta molto. E, paradossalmente sotto la doccia, quindi come balsamo, preferisco questo qui perché questo non lo trovo così tanto districante, lo trovo più nutriente, quindi secondo me può essere valido per fare un impacco, ad esempio, dopo shampoo, tipo come maschera, e, però non è particolarmente mh, districante, secondo me dà il meglio di sé come trattamento per asciugatura sulle ricce nonostante a me comunque piaccia, eh. però dopo aver provato questo lo preferisco perché è una cremina più leggera, cioè lo vedete anche probabilmente da, mh, semplicemente da come esce dalla, dalla confezione che è molto più fluida, cioè l'altro è proprio quasi un burro, e mh, come balsamo distrega anche di più, forse non lo so, si fonde meglio sui capelli, questo è come se mh, si aggrappasse ai capelli ma rimanesse lì, come balsamo, non so come dirvi, mentre questo si fonde con i capelli e li districa e dopo lo shampoo lo preferisco vabbè, intanto mi piace il profumo un sacco di fragole, e poi, sta proprio di yogurt la fragola, e poi essendo più leggero, anche se me ne cade un pochino di più, non ho l'ansia che dico, oddio mi va a sporcare i capelli quindi questo io lo consiglio proprio a tutti i tipi di pelle anche alle lisce, di pelle sì ciao, di capelli, anche a chi ha i capelli lisci Bene ragazze, questo è il mio aggiornamento hair routine. Come avete visto, abbiamo fatto anche relativamente presto, ma io, come vi dico sempre nei video, non faccio tante cose per i capelli. Bene, io spero comunque di avervi potuto dare degli spunti per qualsiasi domanda, ci sentiamo nei commenti, vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao.